ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla. Oggi per voi ricetta fantastica, tiramisù fitness, presa direttamente dal sito di Benedetta Parodi. Aspetta, 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 ho un'idea. Ma perché oggi non proviamo a farla così? Bello, certo. Bellissimo. Bene. A voi piace, raga? Partiamo subito con questa ricetta. Gli ingredienti: caffè, una busta intera di pavesini, 375 grammi di ricotta di mucca, 225 grammi di yogurt greco, cannella, dolcificante, ne abbiamo utilizzato quello al cioccolato bianco di My Protein, cacao e un cucchiaio di miele. Bene, ora siamo pronti per cominciare. Per prima cosa dolcificate un pochino di caffè con la cannella. Basta veramente poca, eh. Una spruzzata. Una spruzzata. Bene, adesso dobbiamo preparare la crema. Quindi servono 375 grammi di ricotta. Quindi questa tutta. Giusto? Sono 250 l'una. Vai, apri anche quella intanto. Che cazzo si apre? 50 grammi di uno e tutta l'altra. La terra. Mi vergogno, su uomo. Dove cazzo riesci? Cazzo di. Che cazzo fai? Guarda che diventa metà di quella, semmai. Oh, questa non tutta, una cosa. Vabbè, devo coltello, non spacco tutto, ma facevo un disastro. Ricotta presa direttamente dalla mucca, ragazzi. Stamattina sono andato a mungerla. Io ti vorrei un po' vedere. C'era un odore nella mia, una stalla S lunga, guarda. Ho preso questa dell'S lunga perché costava meno. Dammi il coltello qua che devo aprire. Ma perché col dito? Col dito non si vede, cioè non c'ho le unghie, me le mangio. Vabbè, lo vedi, dai. Cazzo, come andiamo? Si è rotto tutto. Io un coltello, dai. No. Ci vediamo due ore, se vuoi. Una scoppia. Scoppiato tutto. Ricotta. 283, la scatola mente comunque. 306. Di meno, mi sembra troppo. 331. Va bene. Sfavato di uno. Adesso dobbiamo mettere invece 225 grammi di yogurt greco. Quindi 375 più 225 fa 600. Dobbiamo arrivare a 600, quindi giusto. Ok, mi giro un po'. Dove sta? Aspetta, questa qua la roba da. Dove sta? Che zio. Mi era bomba sto coso. Dico, praticamente è così tutto, eh. Boh. Ok, 600. Perfetto. Ne abbiamo utilizzato lo yogurt greco zero grassi, total faie zero grassi. Dentro questa crema mettiamo un i My Protein, mettiamo una decina. Sì, non me lo fai un po' okay. Più dolce. Cioccolato bianco mi ha detto questo. Potete mettere quello che volete, dolcificante, eh. E poi sì, mettiamo due cucchiai di miele. Ma quindi bello dolce proprio. Miele artigiano. Facciamo così, mettiamo adesso solamente uno di cucchiaio e poi dopo proviamo, assaggiamo. E girate. Nel frattempo io apro la confezione di pavesini. Guardate qua la crema. Guardate che bomba, ragazzi. Un cuoco nato. Quando avete fatto questa crema, assaggiate. Può assaggiare, vediamo che saporiamo. Se è troppo dolce o facciamo ancora un po' di. Ah, vabbè, va bene. No, vabbè, quanto cazzo. Un po' di dolcificante, no? Ma mettere? Mettiamo due gocce, giusto? Giusto due gocce, dai. Non poi diventa diabetico così. Via, puliamo il tavolo. Ragazzi, mi raccomando, in cucina sempre puliti, vi voglio. E lavatevi le mani prima di iniziare. Pulizia impeccabile. Pulizia prima di tutto. Mani sul tavolo, mi raccomando. Allora, bisogna di pavesini. E le buciamo nel caffè. E le buttiamo dentro, così. Dobbiamo di disporre una fila. Zuppiamo per bene. Questo, ragazzi, è il primo pezzo, così. Primo strato. Primo strato. E adesso mettiamo la crema sul primo strato. E spalmiamo. Spalmiamo. Altra crema? Cannavacciuolo, se vuoi assumerci. Prendiamo il curriculum, eh. Però solo per cose fitness. Esatto. Ma come spennello bene? Siete con il bicipite nel spennello. È l'effetto del primo strato, guardate. Pennello. No. Secondo strato. Secondo strato.
Tutto il tiramisù, secondo me, va bene per 4 persone, bene o male, 4-5 persone. Se siete dei bauli, lo mangiate da soli. Se volete fare una sfida, challenge con nome, questo lo finisce da solo. Ne mangio anche 10. Non mangiare. Ultimo strato, ultimo e terzo strato qua. Magari mi sono stancato. Esatto, tanti mettere strati di pavesini qua. Più stancati a cucinare che ad allenarsi qua. Questo è il risultato. Finale. E adesso andiamo a spolverare con il cacao la superficie. Noi facciamo senza attrezzi qua. Senza attrezzi, così, no. Direttamente dalla scatola. Stile spartano proprio. Anche nelle caverne potete fare questo dolce. Accendete il fuoco nelle caverne e fate questo dolce. Beh, non è male, dai. Perché la forma sta venendo bene, insomma, diciamo. Non è male, pensavo peggio. E voilà, ragazzi. Questo qui è il risultato finale. Andrebbe messo in frigo per 2-3 ore. Però può essere consumato anche così. E noi, visto che abbiamo fame, lo consumiamo così. Andiamo ad impiattare. E adesso, ragazzi, procediamo all'assaggio di questo dolce. Sarà buono? Non sarà buono? Boh. Ah, una cosa importante. È ovvio, ragazzi, questo è un dolce. Non è dietetico. È meno calorico rispetto al tiramisù originale. Ma comunque va inserito in una giornata di sgarro. Non dovete mangiarlo tutti i giorni, perché sennò ingrassate. È un semplice modo per gustare un dolce assumendo meno calorie. Tutto qua. Boh. Procediamo. Vai. No, buono. Buono, dai. Cioè, ora si sente un po' la ricotta perché doveva stare in frigo ancora un po'. Quindi, secondo me, se lo lasciate in frigo, esatto, lasciate riposare, diventa anche un po' più durino. Sì, sì. Se non avete fretta come noi, lasciatelo in frigo un paio d'ore. Sarà perfetto. Se la ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un grande like. E noi ci vediamo in un prossimo video. Yeah! Bella raga!